Please on stage, Mr. Puzo! Salute terrestri. Giungo dal pianeta di Svor. Mi chiamo Z1296. Ma se preferite, posso scegliere un nome più adatto ai vostri gusti. Per cui, potete chiamarmi Benito Mussolini. Siete un popolo fantastico. Noi di Svor, tramite la vostra televisione, osserviamo sempre quello che venerate come vostro capo. Colgo l'occasione per salutarlo. Un rispettoso ciao al signor Albano. Seguiamo sempre, inoltre, quello show drammatico che va avanti da tanti anni e che un po' fa ridere e un po' fa piangere. Il Partito Democratico. Siete una razza bizzarra. Per avere più tempo per bere e fumare, avete lasciato la gestione politica del paese in mano a gente che a scuola veniva bullizzata. E ora vi lamentate del risultato. Stupidini. Ma come stupirsi, in fondo, di una razza che usa della carta bianca per pulirsi il sedere, quando, se la producesse marrone, potrebbe riutilizzarla. Qui da voi ho visto cose meravigliose come il Golfo di Napoli. Ma anche cose orribili, come la Fiat Cubo. Cose buonissime, come i gatti, e cose impossibili da mettere in bocca, come le canzoni di Jovanotti. Godiamocela insieme, in attesa della nostra prossima invasione, in cui stermineremo tutta l'umanità. Lavoro piuttosto semplice, visto che, di umanità, ve n'è rimasta davvero poca. Ah, 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 che sagoma! Ah, 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 Ausgurbuz, che nella nostra lingua significa... Oppa! Fine del comunicato. Mia nonna è di Riccione. E ogni estate, quando finiva la scuola, i miei mi spedivano giù da lei, che era proprietaria di una dignitosa pensioncina a 2 stelle fronte spiaggia. Così mi facevo 3 mesi di mare ed in cambio aiutavo in piccole faccende giornaliere, comprare il pane, apparecchiare per gli ospiti, piccole cose. L'attività che fra tutte preferivo però era la sera, quando dovevo innaffiare le piante del terrazzo, perché lì incontravo i clienti in villeggiatura che a volte mi allungavano una piccola mancia. Tra questi ve n'era uno che arrivava puntuale ogni 5 luglio da ben 35 anni e si fermava alla pensione per 2 settimane. Solo crescendo ho poi realizzato che quello che per me era semplicemente il signor Domenico fosse per tutti il grandissimo Domenico Modugno. Il signor Modugno veniva a Riccione perché lavorava con lo pseudonimo di DJ Graffio in una delle discoteche più alla moda degli anni 90. Avevamo un rapporto di confidenza perché ogni sera, prima di andare in discoteca, mi chiedeva di comprargli un calippo alla Coca-Cola, di cui andava ghiotto, ma che purtroppo la sua infermiera polacca non gli permetteva di mangiare a causa del diabete. Così mi fiondavo dal gelataio, compravo 2 ghiaccioli e correvo dal signor Domenico, che si sbranava il calippo in un boccone facendomi tanto ridere. Questa storia è andata avanti per anni, fino a quando il signor Modugno purtroppo non è mancato. Nonostante non vi abbia mai restituito un centesimo per i gelati, lo ricorderò sempre con affetto mentre mi chiedeva di chiamarlo nonnino, cosa che accettavo di fare. Ricorderò sempre quel suo sorriso un po' storto, che elargiva alla nonna, l'unica a cui era permesso di chiamarlo Mimì, mentre lei gli raccontava come stesse la mia mamma, di cui, stranamente, chiedeva notizie continue ed accurate. Ho avuto la fortuna di conoscere Lucio Dalla e curiosamente oggi ne è l'anniversario, nel 1990 e più precisamente il 12 dicembre. Io ero poco più che un bambino e accompagnavo mia madre, rappresentante della Folletto, casa per casa per vendere magari qualche aspirapolvere. Noi eravamo molto poveri, mio padre purtroppo non poteva lavorare a causa di una forma grave di pigrizia, così era mia madre che doveva pensare al sostentamento della famiglia. La povera mamma si divideva tra il lavoro diurno di rappresentanza e gli spettacoli di magia serali, dove era la ragazza dentro la cassa che veniva tagliata in 2. Quel pomeriggio di dicembre suonammo il portone di questa enorme villa. Ci venne ad aprire una domestica e ci condusse lungo il giardino. Ricordo che rimasi colpito
prima dalla quantità di animali esotici, tarsi, armadilli, tigri, persino un koala, poi da un boomerang che qualche idiota aveva lanciato con forza da una finestra apposta al secondo piano della villa. Mi risvegliai con la testa dolorante su un letto a baldacchino con le lenzuola color prugna e fu lì che conobbi Lucio. Mi chiese come mi sentissi e si scusò prima con me, poi con mia madre, giustificandosi del fatto che non si era accorto che ci fossero estranei in giardino. In effetti la colpa era da attribuire alla governante, che sapeva bene che ogni mercoledì alla stessa ora il signor Dalla provava il suo boomerang dalla finestra della camera da letto, cercando di intercettare il volo del cacatua vermiglio che faceva capolino dalle fresche frasche. Era diventato molto abile col tempo, tanto che nelle ultime 2 settimane aveva fatto fuori 2 pavoni reali, 4 tucani, un airone cenerino e un dodo, che era riuscito a farsi recapitare da un amico prima che si estinguesse completamente. Devo essere sincero, Lucio fu molto cordiale con noi, si scusò più volte e per farsi perdonare ci cantò 4 marzo 1956 accompagnandosi semplicemente con uno scacciapensieri straordinario. Prima di congedarsi si premurò di regalarmi un cucciolo di iguana messicano e di lasciare 3.000 lire alla mia mamma, con le quali ci comprammo 2 biglietti dell'autobus e una caramella Goleador alla Coca-Cola. Intorno alla fine del 1999 lavoravo a Bristol per una nota azienda leader nel campo dell'informatica. E quando ricevemmo a un certo punto una telefonata ci stupimmo perché arrivò da uno dei più grandi studi di registrazione di Londra che chiedeva il nostro intervento. Lo studio era uno dei più prestigiosi della capitale. Loro erano un po' in ansia perché avevano paura che con l'arrivo del Millennium Bug tutti i loro servizi informatici saltassero. Il compito era molto delicato, un piccolo errore e sarebbe costato il lavoro di gente del calibro di Elton John, di Paul McCartney. Io ricordo che ero molto elettrizzato, ma mentre i miei colleghi vennero assegnati le grandi macchine per la registrazione musicale, io fui relegato in un piccolo stanzino in cui vi era solo un Amiga 500 che conteneva una copia di Super Pong, quel vecchio videogioco in cui bisognava sparare a grosse palle che cadevano dal cielo. Nonostante la delusione, in quel momento, da serio professionista, iniziai il mio lavoro. Quando, tutto un tratto, notai un'ombra alle mie spalle. Non potete immaginare lo stupore quando mi resi conto che questa persona alle mie spalle fosse Sir David Bowie. David Bowie era molto in ansia perché aveva paura di perdere il suo salvataggio a Super Pong. Mi confidò che erano 12 anni, che l'unico obiettivo della sua vita fosse finire quel gioco. Io lo tranquillizzai dicendo che a mio parere, come poi si rivelò, il Millennium Bug sarebbe stato solo una cosa di poco conto e tirai fuori una PlayStation che lui non conosceva, invitandolo a giocare a Pro Evolution 98. Giocammo tutta la notte. Scoprì solo più tardi che David Bowie giocò a Pro Evolution fino agli ultimi giorni della sua vita, senza mai passare a FIFA, nonostante il gioco della Konami col tempo avesse perso giocabilità. Io mi chiamo Puso, sono un cantautore, scrivo canzoni d'amore per persone anziane, perché se c'è una cosa che mi fa star bene è veder piangere gli anziani. Mi rilassa. E l'amore io credo che sia qualcosa di meraviglioso. Tutto l'amore. E va difeso tutto nello stesso modo, non solo quello classico, quello che la Chiesa difende da più di 2000 anni, quello tra un uomo e un bambino, no. Tutto l'amore. Tutto l'amore. Per cui vi faccio sentire una canzone d'amore. Se oggi sono quello che sono, lo devo a 2 uomini straordinari. Mia madre e Gerry Scotti. Questa canzone è per Gerry Scotti e fa pressappoco così. Dio, regalami un sorriso, vorrei tanto un giorno almeno incontrare Gerry Scotti, invitarlo a casa a cena e vederlo sul divano col mio disco nuovo in mano.
E cenare in santa pace come fan due vecchi amici, riso e ceci. E scherzare sulle cose, ritrovarsi poi pian piano, lì seduti sul divano. La mia mano sul suo seno, la sua bocca profumata di caviale e cioccolata. Carezzargli piano il viso mentre io gli dico t'amo, lui risponde l'accendiamo. E per ore far l'amore, corpi in fremito e sudati, eccitati. Chi non si ricorda il suo primo bacio? Meraviglioso. Il mio è stato con una ragazzina delle elementari, al riparo dallo sguardo della maestra. Cavolo, sembra ieri, invece sono già passati 30 giorni. Ciao.